In questi giorni, 100 anni fa, veniva trasportata da Aquileia a Roma, con tutti gli onori, la salma di un soldato non identificato, un milite ignoto, proprio tra il 28 ottobre e il 4 novembre 1921. Il 4 novembre, noi lo sappiamo, anche è la data della firma dell'armistizio tra l'Italia e l'impero austro-ungarico, quindi c'è una doppia rilevanza per questa data. Abbiamo chiesto a due amici, Stefano Gambarotto, conservatore del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, e al colonnello Lorenzo Cadeddu, presidente del Centro Studi Storico Militari sulla Grande Guerra Piero Pieri, sempre di Vittorio Veneto, di parlarci e di dirci qual è il significato di questa ricorrenza. Tra l'altro, il colonnello Cadeddu proprio in questi giorni ha realizzato un volume che si chiama appunto Ignoto Militi. A voi la parola. Ciao Titano, un caro saluto a tutti i telespettatori di Caffè TV 24, saluto naturalmente anche il nostro direttore Massimo Righetto, Davide Pase, e il nostro regista Davide Maggiolo. Oggi, in occasione del 4 novembre, quando ricorre il 100° anniversario del Milite Ignoto, siamo in compagnia di un amico che voi tutti ben conoscete, il colonnello Lorenzo Cadeddu. Buongiorno a tutti gli telespettatori. Lorenzo Cadeddu è colonnello della riserva dell'esercito italiano, studioso di cose militari ed è stato anche consulente di importanti produzioni cinematografiche, valga per tutti In Love and War di Sir Richard Attenborough con Sandra Bullock, ma hai collaborato anche con Bruno Vespa, vero? Sì. Ci ricordi il nome della trasmissione? I giorni della vittoria. E di recente è stato coinvolto sempre in qualità di consulente storico nell'ultima produzione RAI dedicata alla vicenda del Milite Ignoto che andrà in onda in questi giorni. Si tratta di un docufilm intitolato La scelta di Maria per la regia di Francesco Miccichè, vero Lorenzo? Sì, vero. L'idea di celebrare tutti i caduti della Grande Guerra, riunendoli idealmente nella figura di un unico caduto ignoto, ha un padre ben preciso, che è il colonnello Giulio Due. Cosa puoi dirci in proposito? Allora, Giulio Due era un colonnello d'artiglieria e sì, fu lui il primo a lanciare l'idea di onorare le virtù di un popolo guerriero nella salma di un soldato sconosciuto caduto in combattimento e certamente non identificabile. Ecco, se non ricordo male, lui fu creatore di una rivista, di un giornale, Il Dovere, mi pare si intitolasse, sì, dove iniziò a proporre questa sua idea. Sì, è il Dovere, e lui già nel 1919 cominciò a parlare di questa sua idea, che concretizzò però nell'agosto 1920 in un articolo nel quale auspicava che questo soldato fosse tumulato al Pantheon insieme ai grandi dell'epoca, fra cui c'era anche quel Vittorio Emanuele II, padre della patria. Quindi la sepoltura originale, l'idea della sepoltura originale prevedeva l'utilizzo del Pantheon, invece sì, poi ci si spostò al Vittoriano, altare della patria. Il Vittoriano, e l'idea del Vittoriano è di Luigi Gasparotto, infatti, ministro della guerra dell'epoca. Esatto. Volevo proprio parlare di questo adesso. A un certo punto la politica si impossessa, diciamo, l'idea di Due se ne fa interprete attraverso una legge la cui applicazione pratica poi viene, la cui traduzione in pratica viene affidata proprio all'allora ministro della guerra Luigi Gasparotto. Sì. L'idea di Gasparotto era quella di trasformare il Vittoriano, che il Vittoriano non era altro che un cenotafio, cioè doveva ricordare le benemerenze di Vittorio Emanuele II, non ne doveva diventare il luogo di sepoltura. Il luogo di sepoltura era il Pantheon, doveva rimanere là. Invece Gasparotto per questo soldato
vuole che diventi la tomba. Come abbiamo detto, ad un certo punto la politica si fa interprete dell'idea di Giulio II attraverso una legge ad hoc che prevedeva la creazione di una commissione che poi avrebbe scelto la salma del Milite Ignoto. Ecco, dici qualcosa di questa legge e di questa commissione. La legge era la 1075 dell'11 agosto 1921. In sintesi diceva che si dava sepoltura a un soldato sconosciuto sul Vittoriano e si affidava al ministro della guerra pro tempore l'individuazione dei campi di battaglia sui quali dovevano essere condotte le ricerche e si affidava sempre a lui la nomina di una commissione per la ricerca di queste salme. Quindi la commissione esplora gli 11 campi di battaglia che sono stati identificati, seleziona le 11 salme e passiamo a questo punto alla Basilica di Aquileia, dove Maria Blasizza in Bergamas procede alla scelta del Milite Ignoto. Cosa puoi dirci di Maria Blasizza Bergamas? Allora, anche per la scelta della mamma ci fu una certa selezione affidata al comando del corpo d'armata di Trieste. Si pensò che sarebbe stato più significativo se la mamma fosse stata una donna del popolo, per di più mamma di un irredento. E la scelta cadde su Maria Maddalena Blasizza in Bergamas. Di Maria Maddalena Blasizza in Bergamas, cosa possiamo dire? Possiamo dire che inizialmente non voleva accettare questo incarico di designare il Milite Ignoto, ma poi lo fece e il 4 novembre, al termine di un rito sacro nella Basilica di Aquileia, celebrato dall'ordinario militare, Maria Maddalena venne presa da 4 decorati di medaglia d'oro. Venne accompagnata dove c'erano 5 casse sulla sinistra e 6 casse sulla destra. Lasciata sola al centro dell'altare, diede solo uno sguardo alle 5 bare di sinistra. Si recò subito sulla destra, percorse tutto il fronte delle sei salme, dopodiché tornò indietro di una e lì lasciò il suo foulard e cadde in ginocchio piangendo. E così vennero scelti i resti di quello che poi sarebbe diventato il Milite Ignoto. Ecco, arriviamo al momento finale della storia, della vicenda del Milite Ignoto, il viaggio del Milite Ignoto da Aquileia fino a Roma, fino all'altare della patria. Sì. Questo treno speciale al quale era stata aggiunta una carrozza appositamente realizzata, che si trattava in sintesi di un pianale, 8 colonnine che reggevano un cielo stellato d'oro, e sotto questo cielo stellato d'oro c'era un affusto d'artiglieria da 75 mm sul quale poggiava la cassa con il Milite Ignoto designato. E questo convoglio partì da Aquileia il 29 ottobre. E tenete conto che nel tragitto che compì fece oltre 120 soste, si fermò in tutte le stazioni grandi e piccole che incontrò lungo il percorso. Io ti ringrazio, Lorenzo, per essere stato oggi qui con noi. Saluto dal Museo della Battaglia di Vittorio Veneto tutti i telespettatori di Caffè TV 24. Caro Titano, ti do appuntamento ad un prossimo viaggio nella storia. Saluto anche il nostro direttore Massimo Righetto, Davide Pase, il regista Davide Maggiolo e
a risentirci in una prossima occasione. Salve. Arrivederci a tutti. Ringraziamo Stefano Gambarotto, conservatore del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, e il colonnello Lorenzo Cadeddu, presidente del Centro Studi Storico Militari sulla Grande Guerra Piero Pieri di Vittorio Veneto, che ha realizzato proprio in questi giorni questo libro dedicato al milite ignoto dal titolo Ignoto Militi, e ricordiamo che è anche consulente del film dedicato al milite ignoto che si chiama La scelta di Maria. Grazie a tutti per averci ascoltato.